Buongiorno, buon venerdì a tutti voi cari amici di Filo Diretto. Sto sorridendo perché oggi sono veramente contenta di ospitare un amico, un collega ed anche un ex nostro collega che per un po' di anni ha rivestito il ruolo di giornalista proprio qui con il telegiornale, con Filo Diretto che all'epoca si chiamava Aria Pulita. Allora saluto Enrico D'Andrea. Ciao Enrico. Ciao Ketty e buongiorno a tutti. Che effetto ti fa essere ospite e non conduttore? Guarda, è un'emozione davvero particolare, non pensavo, adesso mentre aspettavo il countdown così è salita un po' anche un po' Un d'ansia. po' Essere sì da d'ansietta. questa parte è sempre. Allora, voi dovete sapere che Enrico era entrato da noi come stagista, si era presentato un pomeriggio alla sottoscritta con i capelli un po' più lunghi, con una fascia in testa, e insomma, diciamo che il look non era dei più adatti Sì. per un colloquio. Però io subito intravisto in te Un una disperato. luce, Ah no, no. una luce particolare. E infatti, insomma, la carriera che poi hai fatto lo dimostra. Esattamente 20 anni fa. 20 anni fa, pensa, Esatto. tu sei invecchiato di 2004. 20 anni, io sono sempre uguale, tu hai invecchiato Io di sono invecchiato di 20 anni. 20 anni, esatto. Allora, Enrico è qua perché da un bel po' di anni, ossia dopo un'esperienza in Australia, diciamolo anche questo, dopo un'esperienza in Australia è tornato poi in Italia e si è specializzato come videomaker. Allora, innanzitutto che cos'è il videomaker? Almeno lo spieghiamo. Allora, sì, brevemente, vabbè, come dice proprio la parola, produce video, no? Videomaker è una figura che si è affermata sempre di più negli ultimi anni ed è una figura, possiamo dire, un po' più completa che appunto segue la produzione del video dal quindi dalla pre-produzione fino alla post-produzione. Seguendo, non so, anche la parte audio, la sceneggiatura, una figura un po' più completa. Ok, e quindi lui è videomaker, è regista, oltre ad essere ovviamente giornalista. Al suo attivo ha delle produzioni meravigliose, alcuni corti veramente. Dove si può vedere quello che fai? Questa è una domanda che mi fanno Sparso per il spesso. Allora, mondo. no, perché io, ecco, questo è, diciamo, è un neo questo che fa parte di me, cioè nel senso che in tutti questi anni bisognerebbe sempre stare dietro, non so, anche al cosiddetto showreel, cioè mettere da Certo, parte le infatti. varie lavorazioni fatte nell'anno, per esempio. E io questa cosa qua invece la Non la fai. trascuro sempre, però ho un canale YouTube che si chiama The Wallaby, su cui carico dei lavori, se no alcuni sono sparsi davvero come hai detto tu, Dappertutto, nel dappertutto. Io ogni mondo. volta devo andare a cercare dei link in giro. Allora, questo ragazzo ha una fantasia che ho visto in poche persone, un estro incredibile, oltre a essere una persona buonissima, veramente un pezzo e pane, no? Come si dice a Napoli? Nu piezze Nu pane, piezzo e pane, adesso mi viene ok? fuori l'aureola, non so, No, non però sono così. è assolutamente la verità, ha un estro incredibile e una capacità nel lavorare che meriterebbe sicuramente piazze ben più lontane. Allora, perché l'abbiamo invitato qui? Perché tra i tanti lavori che ha realizzato, il 20, ossia lunedì, ci sarà la presentazione al Teatro Ambra ad Alessandria di un progetto che, come dire, incontra un po' l'anima, no? È una cosa Esatto, hai detto bene. un po' particolare. E quindi questo video che tu hai realizzato insieme con Lama Michelle Rinpoche, giusto? Sì, diciamo che è uno degli Es intervistati all'interno di esatto. questo documentario. Il documentario, se vuoi, ti parlo No, parlo brevemente. solo io. È Certo. stato realizzato, ecco, anche qui bisogna andare indietro di una 14-15 anni con una persona che ho conosciuto proprio in questo studio quando ero da questa Dalla parte, mia sì, parte. dell'intervistatore, Luigi Lai, che è di Alessandria ma vive da tempo ormai in Liguria e con cui appunto condivido la regia di questo documentario, e un'altra persona, Carlotta Rainisio, sempre ligure, intanto stiamo vedendo appunto la locandina. Sì.
abbiamo realizzato questo documentario che si intitola Risvegliarsi, conoscite stesso. In pratica raccoglie diverse testimonianze, interviste che posso tranquillamente dire di vero peso, magari molti riconosceranno i nomi Che degli sono solo. intervistati, e tra questi c'è anche Lama Michelle. Che appunto è una lama buddista che sarà ospite lunedì al Teatro Ambra per un evento davvero, penso, eccezionale per Alessandria e non solo. Ecco, infatti adesso lo stiamo vedendo. Lama Michelle, una lama molto giovane, di origine brasiliana, che appunto sarà ospite per questo evento organizzato dal Buddha Dharma Center di Alessandria, il Buddha Dharma Center che fa parte dell'Unione Buddista Italiana. Un evento, dicevo, eccezionale perché si parlerà praticamente degli insegnamenti della filosofia buddista, però rapportati con la vita di oggi, Di la vita di oggi. tutti i giorni. E io penso che questo sia un momento molto importante per parlare di queste tematiche. Per riconnettersi un pochino anche con quelli che sono i valori veri dell'essere umano, ok? Io logicamente non sono un guru, non voglio proprio, però questa per me è stata anche la realizzazione, per esempio, di questo documentario, per me è stata una sorta di piccolo risveglio personale, no? Hai fatto anche un Perché lavoro sì, introspettivo. perché realizzando queste interviste, sono andato proprio a scoprire delle tematiche che spesso purtroppo sono state abbandonate, no? Proprio riconoscere se stessi, a riavvicinarsi al proprio io. Ci sono dei personaggi che si dicono oppure possono dirsi appunto risvegliati, cioè persone che si sono un po' riconnesse appunto al proprio essere, a se stessi, no? E dicevo, sono interviste di peso veramente importanti perché ci sono appunto l'esempio di Lama Michelle, ma anche neuropsichiatri, guide spirituali, diciamo che si toccano Vari vari ambiti. ambiti, ma il fil rouge è Tutte è sempre sempre lo quello. stesso. Allora, vediamo adesso, prego il nostro regista Andrea Guala, di mettere in onda il trailer, il primo, filmato che abbiamo preparato, almeno cerchiamo di entrare un po' dentro meglio di questa tematica. Prego. Fermati un attimo. Guarda cosa sta accadendo nel mondo, intorno a te. Ti sei mai chiesto che senso ha tutto questo? Cosa sta accadendo dentro di te? Che vita ti stai creando? Forse possiamo dire che cerchiamo tutti qualcosa. Forse semplicemente lo stare bene o la felicità. Ma dove la stai cercando? Puoi dire di averla trovata? Sembra proprio che qualsiasi obiettivo tu abbia raggiunto, alla fine manchi sempre qualcosa. Sì, ma cosa? E se smettessi un attimo di distrarti fuori, nel mondo? E cominciassi a guardarti dentro, cosa potresti trovare? Ecco, allora, diciamo che queste sono un po' tutte le domande interrogative a cui gli intervistati cercheranno Di dare di una risposta. dare, sì, una risposta o comunque la loro risposta, perché poi, bene o male, ognuno l'affronta in una maniera differente. E niente, per esempio, adesso quello che stavo dicendo, quando è nato questo progetto era il 2019, quindi pre-Covid. Ricordo che Luigi Lai, il co-regista, mi chiamò per propormi questo progetto, no?
Inizialmente, devo essere sincero, ero un pochino titubante perché non capivo bene di che cosa si stesse parlando. Però c'era qualcosa dentro di me che mi diceva fallo, fallo perché servirà qualcosa. E abbiamo iniziato dalle prime interviste, mi ricordo eravamo andati in Liguria a intervistare una guida spirituale, poi abbiamo sfiorato l'intervista a Dhamma, che è un altro personaggio di spicco. Che adesso vi posso, per farvi capire di chi si tratta, di quella donna indiana che in giro per il mondo abbraccia la gente. Quindi c'è, di sicuro molti l'avranno sentito. Altro Abbiamo che. intervistato però il suo portavoce, che è la persona più vicina ad Amma. E da lì si sono avvicendate tutte le varie interviste, arrivando ad altri personaggi importanti. Per esempio Daniel Lumera, Corrado Malanga, Fratel Biagio, Biagio Conte, che è un missionario che tra l'altro è all'inizio proprio del documentario, un missionario che è mancato proprio l'anno scorso e che spesso è andato anche in TV nazionali, se ne è parlato molto, è un po' è stato avvicinato alla figura di San Francesco, no? E quindi... Piano piano, montando anche questo documentario, sentendo le varie interviste, inizialmente non avevo dato peso, poi piano piano, mentre montavo questo documentario, ricordo che avevo sentito i miei amici, appunto, Luigi e Carlotta, dicendo: ragazzi, ma questo qui, se, queste interviste sono bellissime. Cioè, lo dicevo, ci sono arrivato un po' dopo, sono passati un po' di anni, diciamo è rimasto un po' tutto a decantare lì, no? Io veramente invito la cittadinanza, non solo, a venire lunedì al Teatro Ambra, che allora, posso dire un attimo come, perché non abbiamo detto, Ricordiamo che sarà alle alle 18:30. 18:30, esatto, a Teatro Ambra, l'incontro con Lama Michele, anche questo veramente è un'occasione davvero da non perdere. Vorrei anche ringraziare Gabriel Delta, che fa parte del Buddha Dharma Center di Alessandria, che ha organizzato, che ha preso parte appunto all'organizzazione di questo evento e ha creduto anche alla proiezione che seguirà, che comunque è sempre nella giornata di lunedì, dalle 20:45, alla proiezione del documentario sempre all'Ambra. Quindi è un evento secondo me importante, ripeto. Allora, prima di lasciare la parola ad Alessandra Della Cà, che la teniamo un attimo ferma con le anticipazioni del telegiornale, vi facciamo vedere un piccolissimo estratto di questo video dove c'è appunto Lama Michele che affronterà la tematica del risveglio. E anche qua sicuramente ascoltatelo attentamente perché ci sono dei grandi e profondi punti di riflessione. Poi subito dopo la parola a te, Alessandra. La metafora del risveglio è proprio quella di dormire, di sognare e di non essere consapevole che stai sognando. Quando sogniamo, vediamo delle cose, viviamo una realtà, però di solito non siamo consapevoli che è un sogno. Quindi noi andiamo a reagire a secondo quello che viviamo nel sogno. Man mano che uno comincia a capire questo e comprende, che la realtà esiste, però non esiste così come appare. Ciò che appare come permanente in realtà è impermanente. Ciò che appare come oggettivo in realtà è soggettivo. Grazie a Ketty Porceddu per avermi lasciato ascoltare insieme a voi questi bei messaggi. Un saluto al tuo gradito ospite. Tra poco nel nostro telegiornale parleremo in apertura di una bella notizia che riguarda tutti noi, perché oggi è una giornata importante. C'è uno storico passaggio per la nostra emittente che da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo Netwic. Dopo 48 anni Giorgio Tacchino ha infatti lasciato il timone alla famiglia di Gianfranco Sciscione, che ha acquisito il 100% della società Telesiti 2. E poi parleremo dell'esercitazione regionale di protezione civile in corso ad Alessandria, vedrà in campo 150 volontari fino a domenica e andremo anche a Casale Monferrato, dove è stato individuato l'automobilista che si era allontanato senza prestare soccorso dopo un incidente. L'uomo che si era scontrato con un'altra vettura si era poi ribaltata ed era finita nel campo confinante, appunto
non si è fermato. Approfondiremo poi un altro tema importante per il pianeta, per l'ambiente, è moria di api, sono insetti tanto preziosi quanto in via di estinzione. Questo ed altro a tra poco. Siamo in compagnia del videomaker, giornalista, regista, nonché in primis però grande amico Enrico D'Andrea. Stavamo parlando di una serata che ci sarà il 20 di maggio, lunedì, a partire dalle 18:30 al Teatro Ambra. E questo discorso che tu hai fatto, no? Meraviglioso, che proprio viaggia attraverso le corde dell'anima alla riscoperta di noi stessi, bene, si sposa con un altro progetto che tu hai realizzato per caso, si può dire, no? Allora, diciamo che tu sei grande amico di Domenico Sorrentino, sì, che è uno chef molto quotato sul territorio nazionale, ha fatto anche la prova del cuoco con la Clerici, un personaggio molto eclettico, molto particolare, col quale avevamo anche sviluppato un progetto di cucina proprio qui a Telecity. Ebbene, Domenico Sorrentino ha deciso di fare il Cammino di Santiago, ha realizzato dei video e... Torniamo sempre al 2019, tra l'altro. Ah, allora, ecco. Sì, ha deciso di compiere per intero il Cammino di Santiago, isolandosi da tutti, quindi togliendo addirittura WhatsApp dal cellulare. Che bravo. Sì, e prima di partire mi ha detto appunto che si sarebbe portato dietro una fotocamera, e ho detto bene, fai più riprese che puoi. Quando è tornato mi aveva chiesto di confezionargli, produrgli un piccolo video ricordo. Quando invece ho visualizzato le immagini gli ho detto, Domenico, queste immagini qua sono bellissime, è un peccato buttarle via così. E allora mi è venuta l'idea di realizzare un piccolo documentario su questa sua esperienza. Poi si è ampliato ancora perché alla sua intervista se ne sono aggiunte altre 9 storie davvero particolari. Alcune storie sono di persone, di pellegrini che lui ha incontrato lungo il suo cammino e altre invece che ho conosciuto io, e tra queste appunto c'è anche il co-regista Luigi Lai, perché io l'ho conosciuto, cioè abbiamo parlato dell'altro documentario quando sono andato a intervistarlo per questo documentario, quindi sono tutte storie che si intrecciano. E diciamo che la tematica che ne emerge, no, è sempre bene o male la stessa, questa sorta di risveglio, ok, dell'anima, perché comunque un'esperienza che può essere appunto quella del cammino, questo pellegrinaggio che si compie circa un mese, spesso e volentieri da soli, no? Infatti. Ti mette a contatto con la tua anima, e questo emerge da tutte le interviste davvero uniche, che è molto toccanti. Tra l'altro adesso ne vediamo sì, un
un piccolo passaggio dove appunto ci sono alcuni dei protagonisti di questo progetto che parlano proprio delle motivazioni che le hanno spinte a intraprendere questo cammino e questa esperienza con loro stessi. Vediamo. Passo dopo l'altro affronti il tuo cammino e il tuo viaggio sempre nel presente ed è il miglior modo per essere veramente se stessi ed essere in ascolto con tutto ciò che ci circonda. È stata la prima traversata della mia vita, con una protesi nel 2007 che era un palo di ferro. Avevo sete di silenzio. Non ne vado fiera di alcune cose che ho fatto, allora sentivo proprio il bisogno che lui mi perdonasse. Io sono convinto che quando il cambiamento è radicale e ti viene dall'anima, nessuno ti può fermare. Ho la certezza assoluta che tutto va per il meglio, che tutto è luce. Grazie a San Giacomo che andando da lui mi ha concesso una piccola grazia. Il cammino di Santiago non serve ad avere risposte, il cammino di Santiago serve a farti ancora più domande. Trovo che qualsiasi cosa che si impari è bello poi poterla condividere con le persone che si amano. Riesco a percepire molto prima i vari disagi della vita e i disagi che puoi portare e provocare alle persone che ti stanno di fianco. E a me viene da dire non ne vale la pena, ne vale la gioia di farlo, perché è una gioia farlo. E arrivi in chilometro zero dove c'è quel faro e da lì capisci che ne inizi ad aggiungere poi di chilometri. E continuo. Adesso siamo in cammino ancora. E penso lo saremo per sempre. Anche il viaggio più lungo inizia da un primo passo. Quindi, invece di dire già a priori è impossibile, fallo quel passo, perché domani ne fai due e poi ne fai mille. È vero, basta fare il primo passo, no? È quello che è importante farlo, perché una volta che poi l'hai compiuto, entri poi in un'altra dimensione e da lì poi hai la forza di procedere verso un qualcosa, un viaggio verso contro e insieme a noi stessi, perché poi c'è anche il contro, no? Noi stessi, non sempre i viaggi che che noi facciamo in maniera introspettiva ci portano subito alla bellezza, no? Sì, esatto. Poi io penso che spesso e volentieri, purtroppo, anzi malvolentieri, siamo noi stessi i nostri primi nemici, no? Che Vero. mettono dei paletti, quando invece, come dice anche uno degli intervistati, Roby Bruzzone, basta fare il primo passo. Io infatti l'ho intitolato Primi Passi perché ho voluto anche ricollegarmi ai primi passi che compie un neonato, no? E quindi è una sorta di rinascita. E quando Esatto. compi determinati passi, logicamente, è un po' come rinascere, come è stato anche per molti di questi intervistati, che la cosa pazzesca, non l'hanno neanche ancora visto Ah, il ecco. documentario. No, esatto. Sì, ma si trova da qualche parte, E o anche allora, questo fa parte del limbo? questo, siccome adesso lo sto iscrivendo a tipo alcuni festival, dei concorsi, logicamente non può essere ancora diffuso, e quindi, ma presto si troverà su qualche piattaforma online, comunque basta seguire appunto il canale YouTube The Wallaby e comunque spero che prima o poi si parlerà anche di questo, via. L'hai già montato, è già Questo è finito, è già un progetto finito. finito. Quanto Sì, dura sì, sì. Questo questo? dura una mezz'oretta, si Ah, può quindi digerire molto, sì. è molto, molto veloce. Io tra Sì. l'altro ho avuto la fortuna di vederlo e mi ha commosso parecchio. Allora, Enrico, torniamo a bomba. Quindi Sì. ricordiamo nuovamente l'appuntamento del 20 di maggio a partire dalle 18:30 al Teatro Ambra, perché no? È un modo per fare un primo passo, anche se magari non abbiamo voglia di farlo o non abbiamo intenzione di farlo, no? Però Esatto. così approfondire il concetto che la felicità noi la cerchiamo sempre altrove, quando invece la felicità è dentro di noi, è
è un concetto molto profondo, molto veritiero e molto importante. Sono pienamente d'accordo con te. Bene. Infatti io non sono felice che sei qua, sono felice che io sono qua. Bene, grazie veramente Enrico D'Andrea, ti auguro la più grande felicità introspettiva e non solo, perché te lo meriti. Grazie a voi tutti, Filo Diretto torna lunedì, adesso le notizie, arrivederci.